Gli alberi recuperati dall'acqua raccontano da soli cosa è stato il torrente Caron la notte scorsa. Corso normalmente asciutto è uno dei canali da cui defluisce l'acqua del Cansiglio sul Meschio. E ieri notte l'acqua ha trascinato oltre al fango anche alberi interi, segno di quanto fosse forte la corrente, con il livello massimo è superato in poche ore. Abbiamo la zona di Borgo Cava dove siamo in questo momento, dove è esondato il nostro torrente Caron e quindi parecchi scantinati, come vedete, si sono allagati e diciamo che le altre zone a rischio sono via Don Brescacin e ad Anzano via Cade Sabion, che sono sott'acqua. A poco sono serviti i sacchi di sabbia e qualche paratia, allagati tutti gli interrati della zona con danni enormi per tutte le famiglie. Il livello è venuto dal campo, quindi non fognatura, non niente, dal campo, non so, siamo allagati anche 2 anni fa. Sott'acqua mobili e ricordi di vita da buttare, taverne e magazzini svuotati con tutto il materiale ammonticchiato per essere portato in discarica. Sulle auto è ancora segnato con il fango il livello dell'alluvione, mentre per tutto il pomeriggio la pioggia battente ha sferzato il lavoro di pulizia e sgombero dei residenti e dei tanti venuti a dare loro una mano. Una situazione che continuerà ad essere critica per tutti i canali della zona almeno fino a domani mattina. Qual è l'appello sui cittadini? Ecco, assolutamente di restare in casa il più possibile, di uscire solo in caso di emergenza e necessità, perché la situazione ancora è preoccupante. Probabilmente domani la situazione meteorologica migliorerà, ma per il momento, come sentite, è veramente preoccupante.